Io ci sono, Silvia. Meravigliosa casa, perché per me è una casa veramente accogliente, quindi mi sento fraternamente collegata da in questo. Io la ringrazio molto di quello che ha. Bravissimo, sappia che qui è la casa sua, non ha bisogno neanche il mio saluto, perché lei è stato qui più di un anno, ma è padrone di questa casa. Al primo piano, numero. Era una. Cara Superiora Generale, Madre Tecla Famiglietti, care sorelle dell'Ordine del Santissimo Salvatore di Santa Brigida, cari illustri ospiti, è un grande onore per noi essere qui oggi in questo Istituto delle Brigidine, rappresentando la Fondazione Internazionale Raoul Wallenberg, in occasione della cerimonia di inaugurazione della targa che identifica questo luogo come casa di vita. Riportiamo il cordiale saluto del presidente della nostra fondazione, il signor Edoardo Eurnekan, e del suo fondatore, il signor Baruch Tenenbaum, rivolgendo un particolare saluto e ringraziamento alla Madre Tecla Famiglietti, a tutte le consorelle, all'ambasciatrice di Svezia, ai rappresentanti diplomatici di Israele e delle altre istituzioni. Grazie. La Fondazione Internazionale Raoul Wallenberg è orgogliosa di rendere omaggio alla memoria della Madre Superiora Elisabetta Maria Esseblad, suora di origine svedese, già proclamata beata nel 2000, riconosciuta giusta tra le nazioni nel 2004, per aver eroicamente aiutato vittime dell'Olocausto, in particolare in questo luogo, in Piazza Farnese, qui a Roma, identificando e segnando questo sito come una casa di vita. Questo luogo è stato un faro di luce nelle tenebre della Shoah ed è nostro dovere morale riconoscere e ricordare questi grandi eroi affinché anche le nuove generazioni li possano riconoscere, conoscere e apprezzare. La missione della Raoul Wallenberg Foundation è di ricercare e divulgare lo spirito di solidarietà, così come aveva fatto il diplomatico svedese Raoul Wallenberg, che salvando la vita di molte vittime innocenti dal nazismo in Ungheria, ma anche di tutti coloro che si sono adoperati per salvare vite umane, è stato un esempio. La Fondazione Internazionale Raoul Wallenberg si concentra sulla ricerca e sull'educazione, cercando di svelare storie sconosciute e salvatori e sforzandosi di infondere nei cuori delle menti e dei giovani, delle giovani generazioni, lo spirito di solidarietà civica. Purtroppo Raoul Wallenberg non fu soltanto un eroe, ma lui stesso fu una vittima. Tra due giorni, il 17 gennaio, ricordiamo i 70 anni della sparizione di Raoul Wallenberg per mano delle forze sovietiche stanziate a Budapest. Da allora il suo destino è rimasto un mistero. Siamo onorati di portare avanti il progetto Case di Vita qui a Roma e in Italia, tenendo conto lo straordinario coraggio di tanti italiani che hanno aiutato le vittime delle persecuzioni. Con l'iniziativa Case di Vita siamo impegnati a identificare e segnalare tutti i luoghi in Europa, come chiese, monasteri, conventi, collegi o case residenziali anche, in cui le vittime innocenti delle persecuzioni, soprattutto i bambini, trovarono rifugio durante l'Olocausto. E siamo qui oggi per celebrare questa casa come casa di vita.
La casa di Santa Brigida, sotto la direzione di Madre Superiora Elisabetta Maria Hesselblatt, ha offerto rifugio a 12 membri delle famiglie Piperno e Sed. E noi siamo veramente commossi di averla tra di noi. Erano famiglie ebraiche perseguitate dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale che vi soggiornarono da dicembre 1943 fino a giugno 1944, quando Roma fu liberata. Ma se sbaglio abbiamo qui la persona che ci può illustrare. Dopo il suggerimento di un amico di famiglia, entrambe le famiglie cercarono rifugio presso il monastero del Salvatore di Santa Brigida. Quando la madre superiore Elisabetta scoprì che erano ebrei, lei e le sue suore li accolsero con profondo rispetto delle loro tradizioni e fede. Madre Elisabetta Maria era molto attiva nell'aiutare il prossimo, assumendosi grandi rischi. Ha dato ospitalità a diverse persone in difficoltà, non solo di origine ebrea, inclusi i rifugiati politici. Tra i profughi ebrei c'erano tre bambini, così ci hanno detto, che hanno testimoniato che Madre Elisabetta Maria non ha mai cercato di convertirli. Al contrario, li ha esortati a pregare le loro preghiere ebraiche. La denominazione Casa de Vita è conferita alla Casa di Santa Brigida in riconoscimento per le gesta eroiche di Madre Superiora Elisabetta Maria e tutti coloro che hanno collaborato in questa missione di salvataggio. E noi abbiamo qui voi che siete quelle che continuate con quella missione. La targa che sveleremo tra pochi istanti ricorderà a tutti i visitatori di questa casa che mentre l'Olocausto era uno dei periodi più bui dell'umanità, molte persone si sono opposte contro questo terribile male e questo remare contro il male ha fatto la differenza. Questa casa di vita è la testimonianza del coraggio di quegli eroi silenziosi. Eccoci qui oggi per esprimere gratitudine in memoria del bene. Ma io credo che chi deve parlare oggi è il signore Piperno. Io voglio dire una cosa sola, ma secondo me molto importante. La Beata Elisabetta ci ha detto, quando ha saputo che eravamo ebrei, che avremmo dovuto seguire la nostra religione. In quel momento era molto difficile che nella Chiesa fosse detta una cosa di questo genere. Però ricordiamoci che ci stanno i profeti e la Beata Elisabetta era una profeta, perché poi ha aperto tutte le strade che i papi sono venuti dopo all'amicizia con la religione ebraica che si aspettava da 2000 anni. E per questo io dico, ci ha salvato la vita e va bene, ma ci ha ridato la nostra dignità, la nostra dignità della nostra religione, che era una cosa forse più difficile. Io quindi mi domando ancora perché non l'hanno fatta santa. C'è un po'. Un'informazione che non vi abbiamo condiviso è che la fondazione Wallenberg è una fondazione nata a Buenos Aires, a New York, e tra uno dei primi membri c'è un certo Jorge Bergoglio, che oggi è il Santo Padre Francesco. Per cui anche... credo che questo, lui ha quella sensibilità per capire le sue parole. Sì, ecco, io questo soltanto volevo dire, perché questo mi è sembrato molto, ma molto importante. Grazie mille, grazie delle sue parole, della sua presenza. Come ricordo di questo momento, vogliamo consegnarvi una piccola raccolta della storia di Madre Elisabetta Maria, che ricorda quei fatti e che... Ci sono le persone. Sì.
Sì. E tra questo possiamo dire pure. Possiamo dire che c'è pure un Papa adesso, insieme con tutti quegli altri. Sì, sì, sì. E potete essere sicuri che questo Papa è stato un esempio e un pioniere del dialogo con i nostri fratelli ebrei in Buenos Aires e dopo adesso come Papa. Sì. Perché gesuita. Ci sono i tifosi. E adesso passiamo al momento simbolico e proveremo a trovare gli spazi per scoprire la targa.